Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV, vigilia del match di FIBA Eurocup della Dinamo in casa con gli ungheresi del Sosnowki dopo aver vinto a Leicester. Sentiamo subito due battute di presentazione di coach Vincenzo Esposito. Squadra, secondo me andiamo a giocare contro una buona squadra. Adesso, sai, uno non vuole mettersi avanti con i lavori, ma probabilmente siamo le due squadre favorite per i due posti per passare il turno. Quindi è una squadra molto, ripeto, una squadra molto quadrata, è una squadra che ha tante situazioni offensive interessanti. Credo sia una squadra anche ben allenata, è gente di esperienza. È gente che ha anche discreta taglia fisica, e anche i loro lunghi, magari al di fuori di Milosevic, sono lunghi che hanno taglia, che hanno forza, che nelle ultime partite hanno ben figurato anche al rimbalzo. Quindi, ripeto, credo che sarà una partita importante per noi per tanti motivi. La nostra copertina di oggi è dedicata a un ragazzo un po' particolare, nato su un'isola del Golfo del Messico, in Texas, a Galveston, un giocatore davvero fondamentale per questa squadra. Andiamo a scoprire l'isola del tesoro di TP, Terran Pettway. TP è nato a Galveston, in Texas, proprio sull'isola nel Golfo del Messico, ragazzo particolare, introverso, appena compiuto 26 anni. Ama molto la sua famiglia, non è certo un social player, non è di quelli che smanettano su internet, è tranquillo, un po' folle, come tutti i geni. Già, perché TP sul campo ha un talento e delle qualità fuori dal comune. Ha fisico e taglia per giocare sia da 2 che da 3 senza problemi. Ha un elevato IQ cestistico, conosce la pallacanestro e anche difensivamente fa sempre la cosa giusta. In attacco viene visto come un grande tiratore, vero, verissimo, soprattutto anche fuori ritmo, pericolosissimo in transizione. Quando si accende, è come dice il suo coach, un grosso problema per gli avversari. Le sue fiammate accendono i compagni, la squadra e sono come i coltelli in una ferita già aperta. Ma la sua più grande qualità è quella di saper mettere palla a terra non solo per tirare, ma per attaccare il ferro o creare per i compagni. La sua capacità di giocare il pick and roll lo mettono in condizione di essere sempre pericoloso. Si può dire che sia una fuoriserie con tutti i pezzi originali, manca solo la coscienza del proprio potenziale e la continuità sulle lunghe distanze. Se il motore si dimostra affidabile, allora TP diventa devastante, probabilmente il più forte giocatore di questa Dinamo. Nel 700 Galveston fu scoperta dagli spagnoli, poi divenne l'isola di Saint Louis in onore del re Sole Luigi XIV. Poi arrivarono i messicani, un po' come la carriera di TP, prima il cambio di college da Texas a Nebraska, poi la G League, Pistoia, la Francia e la Grecia, dove non ha lasciato un grande ricordo. Ora è pronto forse per l'approdo definitivo, quello della consacrazione, quello del salto di qualità. Non ci sono scopritori o re, c'è Coach Esposito, quello in grado di toccare le corde nascoste del violino del fuoriclasse. Ci spostiamo in Lega 2, in A2, dove Ousmane Diop oggi ha fatto il primo allenamento con Cagliari in vista della partita di mercoledì sera alle 20:30 contro Treviso per il campionato di A2, appunto con la squadra di coach Paolini. Vediamo il report sulla vittoria su Ravenna e poi quello che vedremo domani sera. Falling, falling.
giocatore per mettere in pratica ciò che fa durante la settimana, durante i mesi di lavoro, soprattutto fondamentali, ha bisogno anche di giocare. Però bisogna vedere anche poi dopo a che livello giochi, con che compagni giochi, quanto hai di tempo a disposizione per inserirti nelle situazioni che spesso e volentieri un giocatore giovane magari ha più difficoltà ad entrare in 48 ore in una situazione come può essere quella di Cagliari. Un giocatore esperto anche in pochi giorni riesce ad inserire immediatamente. Questa situazione è una situazione che probabilmente darà a lui un minutaggio e la possibilità di verificare a un livello probabilmente in questo momento un po' più consono alle sue qualità attuali, per verificare a che livello è arrivato in questo momento. Però Usmari rimane un giocatore nostro a tutti gli effetti, è un giocatore in doppio tesseramento che ovviamente in pienissimo accordo con la società, in determinate situazioni può essere utilizzato anche per la situazione di Cagliari, quindi servirà a lui, servirà a noi, però Usma rimane un giocatore della Dinamo Sassari a tutti gli effetti, su cui il prima possibile devo riprendere a continuare a lavorare sul suo processo, insomma, di crescita, iniziando dai fondamentali. Non una semplice vittoria, ma la vittoria che ci voleva per regalare autostima a una squadra insicura dopo un inizio di stagione tribolato e per accendere l'entusiasmo di una tifoseria che, per lasciarsi andare una volta per tutte, attendeva soltanto un segnale di carattere dai propri beniamini. Avevamo un po' tutti delle sensazioni positive rispetto alle ultime partite, stavamo provando a muoverla un po' di più. In difesa le nostre scelte purtroppo ci avevano un po' penalizzato, perché stavano facendo sempre canestro da fuori con i lunghi. Però siamo stati bravi molto nel secondo tempo ad adattarci e a aumentare un po' l'intensità dietro. Sì, volevamo attaccare il loro americano in post basso, essendo più piccolo di noi fisicamente, ci abbiamo provato un po'. Quindi stasera, da quel punto di vista, siamo contenti. Cuore e difesa, queste le due chiavi che hanno permesso alla Hertz Dinamo Academy di avere la meglio su Ravenna dopo una gara palpitante e ricca di emozioni. Un primo tempo da oltre 50 punti concessi aveva fatto riaffiorare i fantasmi delle prime due giornate, con Masciadri e Soci che tagliavano a fette la fragile difesa rossoblu, mandando regolarmente a segno dei tiri ad alta percentuale. Durante l'intervallo però Coci Iacozzi è riuscito a toccare le corde giuste e la Hertz ha finalmente cambiato passo. Almeno il terzo quarto è stata la dimostrazione che noi lavoriamo forte in allenamento in settimana e siamo comunque disponibili e predisposti a questo tipo di lavoro. Nel secondo tempo, ti dico, le chiavi della partita sono state principalmente due. La prima è stato l'intervallo, in cui non abbiamo fatto un dramma, nonostante sotto di 13 punti, non abbiamo fatto un dramma, ma anzi abbiamo cercato di correggere le cose che non erano andate nel primo tempo e di continuare a fare le cose che invece erano andate, tipo come i 3 punti di Smith nel primo tempo. Abbiamo registrato queste cose soprattutto in fase difensiva e nel secondo tempo abbiamo messo in campo, al di là degli aspetti tattici, anche una voglia che in precedenza non avevamo avuto, e i 27 punti sono la dimostrazione. La seconda chiave di lettura della partita è stato il momento in cui, recuperato il parziale di Ravenna, siamo stati bravi a non perdere la testa, a non forzare le conclusioni, ma a cercare di stare in partita per poterla portare a casa. Queste secondo me sono le due chiavi di lettura della partita di stasera. Aggressivi e tignosi in difesa, Bucarelli e Soci hanno contenuto quasi tutte le situazioni di uno contro uno, mentre nella metà campo offensiva si è gettato il cuore oltre l'ostacolo con canestri di sistema, ma anche di talento puro. Un esempio, il terrificante ankle breaker e la seguente tripla di Miles su Adam Smith, arrivato al palapiraso da miglior realizzatore del campionato e costretto a una scialba prestazione da appena 12 punti segnati. La Hertz è un collettivo unito, lo dimostra la capacità di sopperire all'assenza di un elemento chiave come Allegretti, e lo dimostra anche lo spirito di sacrificio di Ezio Gallizzi, in campo per una manciata di secondi, ma bravo a eseguire esattamente quanto richiesto dal suo coach, che non a caso lo ha eletto emblema del primo successo in campionato. Ora l'obiettivo per la truppa di Paolini sarà quello di raggiungere continuità di rendimento e risultati. Missione non semplice, perché già mercoledì sera in via Rockefeller andrà in scena la durissima sfida contro la blasonata Treviso.
pesca il jolly, il prestito che sa fare tutto. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out, we got this far.